Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale indago le comunità più interessanti della rete. Questo video è la seconda parte di un'inchiesta a tema omofobia e anti-LGBT. Per cui, se siete capitati qua per caso e non avete visto la prima parte, mettete in pausa il video e recuperatevela cliccando qui da qualche parte, l'ho messa qui, che compare, insomma, ok? Siete pronti? L'avete fatto? Bene? E adesso entriamo invece nelle comunità che sono propriamente nate con lo scopo di essere anti-LGBT. Il gruppo nasce per evitare che l'ideologia gender entri di prepotenza nelle scuole italiane. Difendiamo i nostri figli e gridiamo insieme no gender nelle nostre scuole. O ancora, gruppi nati allo scopo di confrontarci su quanto accade nelle scuole frequentate dai nostri figli, capire i pericoli, dietro quali frasi si nasconde il gender, come affrontare le singole situazioni. Per poi chiudere con i gruppi sempre anti-gender, ma con una forte componente ultracattolica. La teoria gender sta devastando le coscienze di tutti e rappresenta un pericolo per l'umanità intera. Ho deciso di realizzare questa pagina, che può rappresentare una piccola luce di speranza per arginare questa deriva che, come ha definito anche il Papa, rappresenta una vera e propria guerra mondiale contro il matrimonio. A noi la battaglia, addio la vittoria, amici miei, ora o mai più, e svegliamoci dall'indifferenza e dal silenzio. Viva Cristo Re e la Madonna custodisca questa pagina insieme a San Michele Arcangelo e San Pio e a tutti i santi martiri e ai martiri del cielo e della terra e a tutti gli angeli in colonna, ci aggiungo io, perché tanto sono sicuro che sono lì su Facebook a leggere queste descrizioni. Che dire su questi gruppi? Effettivamente sono tutti abbastanza stereotipati in realtà. Sono abbastanza razzisti. Ora voterete anche il DDL Zan e gli sbarchi illegittimi in massa solo sulle nostre coste? Boh, parkour! Oh, finalmente posso usarlo anch'io. Hashtag nessuna correlazione. Sono poi, anti-casta? Draghi Government of Italy violates human rights. Help us. Bellissimo, coi gattini che rotolano sotto. Questo è veramente creatività. Imparate, amici UI UX designer. Sono ultracattolici, come detto. Prove scientifiche inequivocabili dell'esistenza di Dio. Non vedo l'ora di vedere questo video. Menzione speciale per Gesù Cristo che fa l'FU. E quindi, niente, come li possiamo sintetizzare? È tutta colpa del gender. Anche le stragi nelle scuole in America. Il modello gender fluid genera mostri. La lobby delle armi, la lobby gay, la lobby del giornalismo servile. In un mondo di corruzione estrema dell'individuo, distrutti i principi fondanti della tradizione, in Texas, 19 bambini e 2 maestre hanno perso la vita. A sparare e uccidere è stato un ragazzo convinto sostenitore delle teorie gender, ma questo non si può dire perché non è politicamente corretto. Tutta colpa del gender, questa ideologia così violenta. Guardate come sono minacciosi. Aiuto, mi vogliono inculare. Ma anche le iniziative belle, tipo questa qua. La scuola italiana dice no alla guerra. Non c'è via per la pace è la via. No. Una volta erano gli studenti che organizzavano manifestazioni per far arrivare i messaggi al governo. Oggi sono i governi che organizzano manifestazioni per far arrivare messaggi ai giovani. Sarà un passo avanti? No, ci controllano tutti, ci vogliono tutti gay. Intanto l'arcobaleno è sottosopra, quindi se quello in cielo ha rosso, arancio, giallo, blu, viola ed indica l'alleanza tra Dio e gli uomini, quello sottosopra indica il patto col demonio. Scusate, gay e satanisti. Scusa capo, è stata una disattenzione momentanea. Oh, cosa abbiamo qui? Un bel arcobaleno. Fermiamo i pregiudizi. Chi difende la famiglia non è omofobo. Oh, che si siano redenti. Chi dice no al gender difende semplicemente i bambini. Mannaggia, c'eri quasi! C'era andato così vicino! Comunque, facciano quello che è la sua natura, ma non tocchiamo la vera famiglia. Quindi i bambini vanno cresciuti da una mamma ed un papà, come la natura vuole. Fine delle discussioni, politici stronzi di sinistra! Quello che volete sono solo i voti! Mannaggia, anche te, c'eri quasi! Poi ti è partito il caps lock alla fine. Ti capisco, è un attimo di distrazione, poi ti arriva il gender e ti prende subito. Mi spiace, c'eri quasi. Ma i pedofili non la pensano così! Non vedo perché i miei figli non debbano ridere di fronte ad un uomo vestito da donna. È come impedire ad un bambino di ridere di fronte a qualcuno che si traveste da rinoceronte. Anzi, è un bene e va incoraggiato che si rafforzi in loro il senso del ridicolo. Per quelli ci vorrebbe la ghigliottina. Ma ricordate, sono gli LGBT quelli violenti.
per i gruppi no gender è in corso un vero e proprio lavaggio del cervello di massa. Effetti collaterali della pubblicità. Decenni e decenni di pubblicità a rossetti, trucchi e vestiti, per quanto possiamo pensare che non abbiano alcun effetto su di noi, hanno inquinato le menti non solo delle donne, ma anche degli uomini più facilmente influenzabili e manipolabili. Tutti noi siamo convinti di essere immuni alla pubblicità e il nostro orgoglio ci fa pensare che niente possa influenzare il nostro pensiero ed il nostro modo di essere. Cioè, quindi, tu mi stai dicendo che io sono etero solo grazie alla pubblicità di Brava Giovanna Brava? Comunque, e quindi l'umanità in realtà è etero perché i Neanderthal si sono messi a fare pitture rupestri eterosessuali? È questo quello che mi stai dicendo? Dopo aver convinto le donne ad avere pochi o nessun figlio, adesso si vuol convincere gli uomini a non accoppiarsi con le donne. Bella cosa questo progresso. Altrimenti come fai a vendere i bambini? È solo capitalismo? Deve essere la lobby dei chiavatori. Lo fanno per tenersi tutte le femmine per loro. Maledetti. La coercizione sociale spinta al massimo grado può cambiare profondamente i radicati istinti umani. La femminizzazione della società sta portando alla castrazione psicologica dei maschi, che ormai si ritengono colpevoli delle loro erezioni. Io piango ogni volta. Che ci volete fare? Sono un sensibile. Erano meglio gli alpini! No, giuro, non sto piangendo. Mi è finito un gender nell'occhio. Avete capito? Si ricollega alla battuta di prima. Sto ironizzando sul fatto di essere diventato gay dopo aver visto tutti questi post. Questa sì che è satira di alto livello, bro. Ma chi ve lo spiega a fare? Chiudiamo in bellezza! Il nuovo proibizionismo sessuale. La Francia vieta le terapie usate dagli ex gay. Se le terapie di riconversione non funzionano, perché vietarle? Non sono certo obbligatorie e coloro che volessero sottoporsi a tali terapie sono persone libere di scegliere il loro comportamento. Non solo, una legge simile lega totalmente le mani alla ricerca scientifica, che dovrà seguire solo i canali decisi dal governo. La terapia di riorientamento sessuale è una pratica psicologica. Bah. Potrebbe essere perché sia una minchiata? Potrebbe essere perché sia discriminatoria? Potrebbe essere perché sia solamente una violenza psicologica? Boh, questa è solo la mia opinione. Bene, vi ringrazio di essere arrivati fino qui. Prima di lasciarvi con la solita ultima chicca, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un piace, un commento, che ne so, il vostro animale preferito. Ho visto che i commenti servono molto a spingere i video, quindi fatelo! Grazie. E andiamo con l'ultima perla. Se qualcuno è disorientato dal sesso a cui appartiene, invece di aiutarlo ad accettare se stesso, si aumentano le possibilità di disorientamento. Sì, colpevolizzandolo, discriminandolo e demonizzandolo. Ogni tanto qualcosa di giusto lo scrivete anche voi, anche se inconsapevolmente.